terzo e ultimo giorno di Meetup, evento organizzato dagli amici del Soraya Beach, qui a Marina di Camerota, in concomitanza con il meeting del mare. Siamo nello spazio dedicato alle interviste per questo incontrarsi, questo meetup, e siamo con la band Addio Proust. Ben trovati ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Allora, un nome di forte impatto. Se volete raccontarci qualcosa rispetto, se ha una storia il nome sì, di questa allora, band? Sì, sì, certo. Ci incuriosisce saperlo. Allora, noi venivamo da una rottura con i nostri precedenti gruppi, tutti e tre, quindi ci serviva un modo per ripartire. Il nome è stato, diciamo, il trampolino di lancio, perché addio al tempo perduto, no? E quindi addio al passato, a tutte le cose che potevano essere non sono state. Basta ragazzi, iniziamo nuove cose, nuovo percorso. Quindi nasce proprio, diciamo, è stata la mano di vernice che si dà nella casa prima di tornare a viverci. Perfetto. E quando è successo questo? Questo è successo due anni fa, due anni e mezzo fa, diciamo inizio 2016, e dopodiché è stato tutto evolversi continuo, perché abbiamo iniziato come gruppo, per pezzi per i locali, così poi non è funzionato, non era la scrivere natura, cosa, dai. Cioè roba originale, abbiamo iniziato a scrivere subito, registrato a fine 2016 e io poi non siamo ho mai perso il esatto. controllo. È il vostro esatto. album d'esordio. E di che cosa parla? Poi soprattutto chi scrive i testi tra voi? Allora, i testi fondamentalmente li scrivo io, poi chiaramente c'è il lavoro collettivo di gruppo dove si lima, si corregge, si perfeziona il tutto, sia a livello strumentale che testuale. Sì, quindi diciamo input parte da me e poi in realtà poi dopo si trasforma, non è mai uguale a quello che li propongo all'inizio, si trasforma sempre, giustamente, penso va bene sempre. Che succede spesso, io non ho mai perso il controllo di che cosa parla. Beh, allora, il titolo diciamo descrive bene il disco, perché è un disco dove si dice, si affermano certe cose cantandolo in un certo modo e in realtà poi si percepisce tutt'altro, quindi io non ho mai perso il controllo. È paradossale, se vogliamo. Va tutto bene, no? Va tutto bene, intanto inizia a crescere il nervo sulla tempia, quindi è un'esplosione, diciamo il momento prima dell'esplosione, no? Di esplodere. Infatti è un album abbastanza, diciamo ci sono dei pezzi un po' più spinti e dei pezzi un po' più tranquilli, proprio per dare questa impressione di una forza che si sta per scatenare, no? Sì. Quindi c'è e che si fa fatica a contenere, diciamo, cioè si vorrebbe ma poi non si riesce ed esplode. Ed esplode. Certo, sì. Dal 2016 siete stati in giro per i tour, avete pensato anche ad un prossimo album, state lavorando, avete idee? Diciamo che è un pensiero fisso, sì. Diciamo che è un pensiero fisso. C'è qualcosa già allo stato embrionale oppure semplicemente ancora? Molto embrionale, cioè nei pensieri, nelle intenzioni sicuramente, c'è ancora poco di scritto, però sentiamo insomma crescere un magma che si sta muovendo, quindi siamo sicuri che se gli diamo il suo tempo e l'ascolto necessario di queste forze, prima o poi qualcosa verrà fuori. Sì, perché fondamentalmente abbiamo passato, dopo la pubblicazione dell'album dicembre l'anno scorso, abbiamo passato un anno intero sostanzialmente alla promozione in giro date, quindi abbiamo fatto diverse date, una quarantina di concerti un po' principalmente in Toscana ma anche un po' fuori dalla regione, a nord, a Roma. Qui diciamo che questo è stato un periodo in cui ci siamo dedicati alla promozione, a suonare live, farci conoscere live. A farvi conoscere. Ora forse è venuto il momento di raccoglierci e vedere un po' che idee sono venute fuori da questo percorso. Sì. Come definireste la vostra musica? In che stile vi identificate? E soprattutto quali sono stati gli artisti che vi hanno ispirato? Sì, ma può darti che l'hanno già allora, di qua. Sicuramente alternative rock, contesto in italiano. E
Beh, gli artisti, noi ascoltiamo molti, molti gruppi, anche emergenti, ci piacciono molto. Per esempio, ieri c'è stati Cieli di Turner e sono... Ci sono piaciuti molto. Ci sono piaciuti molto, che conoscevamo. Conoscevamo già. Sì. Ci piace molto seguire gruppi emergenti, poi molti non sono, perché loro insomma stanno girando. Diciamo è il panorama... Sì, sì. E tra i migliori concerti che ho visto ultimamente ci sono questi gruppi. Infatti queste manifestazioni, sì, tipo il Meeting del Mare, come le considerate? Come delle buone occasioni anche, sì, assolutamente, per conoscere il cantautorato, certo, insomma, di queste band? E tra l'altro ci è stato suggerito proprio da un gruppo che abbiamo conosciuto tramite altri concerti, siamo rimasti in contatto l'anno scorso. E sì, sì, cioè queste esperienze sono fondamentali, secondo me. Quindi siete contenti di essere oggi qui? Perché molto contenti, c'è una, siamo rimasti molto colpiti positivamente. Riuscirete ad esprimere e poi fuori dalla Toscana, musica. Perché in Toscana i gruppi non parlano mai, stanno sempre chiusi. Davvero, in sono molto chiusi. Un pochino così si respira un'altra aria. Sì, è vero. Infatti questa è un'area molto positiva che abbiamo trovato e siamo molto colpiti, almeno io personalmente, colpito positivamente da queste iniziative. Non è che proprio in Toscana ci sia... Cioè Firenze, poi Firenze, per esempio Pisa, Livorno... La città di Firenze è molto... un po' chiusa, però insomma noi guardiamo, esatto, cerchiamo di oltre, guardare, abbiamo allargare l'orizzonte, le prospettive a 360 gradi, quindi quando possiamo cogliere questo tipo di possibilità, ecco, ci proviamo. Sì, ci proviamo, sì. Molto bene ragazzi, io vi ringrazio, grazie a voi dell'ospitalità di Radio Bozzo, vi auguriamo tanta fortuna, grazie mille, buon laga anche dopo stasera, insomma vi ascolteremo, ce ne serve tanta, salutiamo, sì. Addio Proust, grazie ragazzi, ciao e a presto.